Salve care amiche ed amici, qui ancora una volta il vostro Santin Chan affrontando il tema del giorno. Come vedete, questa volta ho sistemato il cellulare sul tavolo, su quel fiasco di cui vi ho detto, e forse ve lo farò vedere perché così mi trovo più comodo. Il tema del giorno, del quale mi hanno chiesto fra l'altro Lorenzo e Pietro, che sono i miei amici di Facebook, ed anche Lucio, è di dire qualcosa di un tema trend. E ultimamente i temi trend sono pochi. Avrei potuto parlare delle unioni civili che sono state oggi approvate, ma non mi sentivo di dire nulla, anche perché non penso nulla al rispetto. Magari farò un video al riguardo, ma per il momento no, non mi scombiscia nulla. E poi un altro tema trend o topic sono le elezioni, anzi le primarie negli Stati Uniti del Nord America del Partito Repubblicano e del Partito Democratico, che poco ha a che spartire con il Partito della Democrazia Cristiana di Lima, Salvo Lima e Giulio Andreotti. Vabbè, ma tanto questo voi lo sapevate, anche se hanno avuto anche loro un Aldo Moro nelle persone di John Fitzgerald Kennedy e del suo fratello Robert Kennedy, cioè Bob Kennedy. Non so se come in Italia lo hanno ammazzato dall'interno del partito, come si diceva della Democrazia Cristiana con Aldo Moro. Oppure no, però parliamo delle primarie. Per quanto riguarda il Partito Democrata, sta vincendo probabilmente Hillary Clinton, anche se la maggior parte dei nordamericani non si fida molto della Clinton. E per quanto riguarda invece l'altro candidato, che adesso non mi ricordo come si chiama, è un lapsus freudiano, Sanders mi sembra, quello socialista, e che probabilmente sarebbe l'unico capace di vincere a Donald Trump. Quindi mi soffermerò, invece di andare a cercare in Google chi è chi si candida contro la Clinton, credo che si chiami Sanders nel Partito Democratico, direttamente parlerò di Donald Trump, o meglio, neanche di lui parlerò. È strambotico, strampalato, stralunato, fa 5 dichiarazioni al giorno su un tema tutte quante contraddittorie, ma ha capito come funzionano i media, come funziona soprattutto in Nord America in campagna elettorale, internet e i social forum, ed è per questo che è il candidato più seguito, più parlato, più gettonato dai media, più fa provocazione coi media e più lo seguono i media, ed è quello che ha sborsato meno denaro. Ma il problema non è se Sanders o non Sanders, se Clinton o no Clinton, se vincerà Trump o no, come è successo nel passato, sia che vincesse Reagan, Clinton, Bob Clinton,
Bush padre, Bush junior, adesso Barack Obama, sembrano tutti presidenti diversi, ma in realtà chi sta dietro i presidenti sono le lobby che gli sponsorizzano. In Italia si parlerebbe di tangenti e di mazzette dietro l'elezione del primo ministro, collusioni. Invece il nordamericano hanno legalizzato la tangente, per cui incluso le detraggono dagli imposti, dalle tasse, e gli elettori sanno su chi si appoggia il candidato presidente e sanno anche quello che vuole fare, per esempio rinnovare le scuole, le ferrovie, gli aeroporti, le industrie. Allora, ogni candidato presidente, ogni senatore degli States candidato a presidente o aspirante presidente come Trump, che corre in pratica in proprio, no? Anche se nella lista repubblicana corre come indipendente, outsider, e come Sanders stesso, lui propone delle cose che vuole fare e raccoglie degli impresari e degli industriali, nel caso di Trump impresari ed industriali e faccendieri come lui, che lo supportano, fanno una lobby, nel caso vinca poi gli dà le concessioni e gli appalti. Da noi sarebbe peculaggio. Vabbè che poi hanno tolto il reato criminale, quindi penale, di azzotaggio, di queste cose qua. Però Trump in essenza non è che il riflesso di questo modo di fare politica economico e finanziario in Nord America. I candidati raccolgono attorno a loro degli sponsor industriali, imprenditori, faccendieri, avventurieri, finanziari, che gli sponsorizzano con milioni, miliardi di dollari la campagna elettorale. Fra l'altro Sanders, che è socialista, ha speso più soldi di Hillary Clinton per ogni consigliere che è riuscito a mettere. E poi hanno il loro ritorno nel caso vinca il loro candidato come presidente. Ci sono stati momenti nella storia degli Stati Uniti in cui il presidente poteva essere un emerito coglione, da quando gli Stati Uniti hanno avuto l'indipendenza, eppure le cose non sono mai andate male per quel paese, perché il presidente si circonda di consiglieri, si circonda di ministri, di deputati e senatori, nel caso abbia una schiacciante maggioranza soprattutto, e tutto questo pool, tutta questa manica di brave persone sono corroborate, aiutate ed appoggiate da finanzieri, bancari, industriali, imprenditori, faccendieri, prestamista, trafficanti, chi più ne ha più ne metta. Quindi alla fine la vera politica non si fa nella sala ovale della Casa Bianca, se non quando il presidente accetta compromessi con l'oligarchia e la plutocrazia degli Stati Uniti, che è la gente che conta, l'alta borghesia, perché non c'è una monarchia negli Stati Uniti, ma la reale aristocrazia degli Stati Uniti è l'oligarchia, la plutocrazia, e l'alta finanza, le banche, i trust commerciali, imprenditoriali, finanziari, di cui Donald Trump fa parte, le multinazionali, le corporazioni, queste cose qua. Quindi non importa chi vinca, i lineamenti politici sono già stati tracciati. Bush junior, prima dell'11 settembre 2001, ha rivelato un programma che magari va avanti dal dopoguerra ad oggi, dal 1945 ad oggi, che bisogna andare contro gli stati canaglia,
e gli stati canaglia sono tutti quelli che non si asservono agli interessi degli Stati Uniti. Nel caso di ciò che disse Bush Junior, era l'asse del male formato da Libia, Somalia, Siria, Iraq, Iran. Non so se qualche stato, qualche emirato della penisola arabica, Russia, Cina, Corea del Nord, e poi non so se mi scordo qualcosa, Cuba. E poi, da dopo il 2001, con l'arrivo di Hugo Chavez, Venezuela e tutti quegli stati che lo appoggiavano in Latino America o America meridionale. Adesso, bene o male, questo schema gli americani lo hanno sempre avuto, di andare lì a controllare geopoliticamente quelle aree considerate arretrate perché mancanti di democrazia, perché contrarie ai loro interessi. Perché non vanno in Arabia Saudita, dove c'erano e continuano a esserci meno diritti civili di quelli che ci sono stati sotto Saddam Hussein o Gheddafi? Perché gli arabi sauditi sono e continuano a essere alleati degli Stati Uniti. Adesso si sono alleati con gli iraniani per combattere il disastro che non riescono a rimediare da quando hanno distrutto lo stato laico del socialista Saddam Hussein in Iraq. C'è una guerra civile che loro ingenuamente pensavano poter controllare, perché ci si è messo il Daesh di mezzo, l'ISIS, e adesso chiamano a rinforzare questo casino parte dei siriani, degli iraniani e i russi stessi, nel casino che loro stesso hanno provocato. Perché quando c'era Saddam Hussein, giustamente lui era un tiranno, un dittatore, ammazzava qualche persona, 1000 l'anno, adesso muoiono 1000 al giorno in attentati. In Libia c'era Gheddafi, purtroppo morivano migliaia di persone l'anno, bisogna riconoscerlo. Adesso muoiono migliaia di persone al giorno. Poi bisogna vedere se nel novero delle persone che in Libia, in Siria e in Iraq morivano, erano tutti donne e bambini come oggigiorno, oppure c'erano molti terroristi e integralisti islamici. Perché i salafiti, che sono gli estremisti wahhabiti, Saddam Hussein li impiccava. Adesso invece che non c'è Saddam Hussein, in Iraq integrano l'ISIS, quindi lui uccideva quelli che avrebbero integrato formandolo l'ISIS. Lui era cattivo perché uccideva terroristi che si facevano passare per gli innocenti, e adesso invece quegli innocenti sono cattivi perché si è scoperto che hanno formato cellule tipo l'ISIS o Al-Qaeda. Quindi conveniva far passare Saddam Hussein come cattivo per eliminarlo e distruggere Iraq, però non sono riusciti a ricostruirlo perché i buoni di prima sono diventati così cattivi che non permettono all'Occidente di controllare Iraq. Veramente, chiunque governi gli Stati Uniti di oggi non è che possa cambiare la politica di ieri in un batter d'occhio. Barack Obama aveva promesso di chiudere Guantanamo a Cuba, ancora come presidente uscente continua a mantenere la promessa, eppure ha fatto ben 2 mandati e non ha chiuso Guantanamo a Cuba. Anzi, ho visto un documentario in un canale nordamericano di Pay Per View che dice che anche se si chiudesse Guantanamo come Abu Ghraib, in realtà di Guantanamo negli Stati Uniti ne esistono a centinaia, e nel resto del mondo anche. Perché voi credete che i servizi segreti non agiscano nell'ombra? I servizi segreti di tutti i paesi del mondo, allora
non sapete nulla. Poi mi chiameranno complottista dopo aver visto questo video. Comunque era un video che volevo fare per rispondere alle mie amiche ed ai miei amici, incluso Lorenzo, di cui non mi ricordo tutto il nome, e per questo dico anche Paolo e non cito e Lucio, così li cito tutti e tre col primo nome e non faccio torto a nessuno. Ma anche tanti amici in Facebook mi hanno domandato come sarà la politica degli Stati Uniti. Se da prima del 2001, da quando Bush padre ha fatto bombardare Iraq, poi Bill Clinton l'ha fatto bombardare, anche Reagan faceva fare dei bombardamenti qua e là, fino a Obama che fa bombardare qua e là, non è cambiato nulla. Che vi aspettate che cambi con il futuro presidente? Nulla, perché è la plutocrazia, l'oligarchia, soprattutto dell'industria armamentistica, che deve spacciare i suoi prodotti, e per venderli ci devono essere, ci deve essere consumo. È una fabbrica di guerra, è una fabbrica di morte, che ci deve essere perché si consumino aeroplani, carri armati, munizioni, sottomarini. Voi ve lo potete immaginare. Ci deve essere la morte e la distruzione delle guerre. Quindi per me non cambierà nulla. L'agenda grande degli Stati Uniti è già stata scritta per i prossimi 10 o 20 anni, perché la guerra contro l'asse del male, George Walker Bush Jr. lo disse nel 2001 o nel 2000, prima dell'attentato dell'11 settembre, che doveva durare più di 20 anni. Adesso si dice che la lotta all'ISIS dovrà durare più di 20 anni. E intanto si procede a distruggere Siria a tappe forzate, perché non è detto che gli Stati Uniti possano o vogliano mantenere un'alleanza e un trattato di pace con Iran. Gli converrebbe distruggerlo per avanzare contro la Bielorussia, contro la Russia, contro Cina e contro Corea del Nord. Poi quello che faranno in Somalia non lo so, già ci hanno preso una batosta. Beh, spero che queste mie brevi conclusioni vi servino a capire come guardare tanto la tele non serva a molto. Quello che sarà, sarà. Saranno cambiamenti di facciata, perché Bill Clinton ha fatto le stesse cose che il suo predecessore, credo che sia stato Donald Reagan o Ronald Reagan. Però siccome suonava il sassofono, faceva lo spiritoso, diceva battute ed era democratico, quelli di sinistra in Italia e gli ex comunisti andavano in brodo di giuggiole ogni volta che nominavano il progressista Bill Clinton. Eppure ha fatto bombardare molte volte di più Baghdad che Ronald Reagan e Bush padre messi insieme. Eppure, nonostante gli 80 bombardamenti su Baghdad con 80.000 o 800.000 morti, l'embargo che ha ucciso 800.000 bambini di fame, e il fatto che abbia fatto bombardare una fabbrica di aspirine a Mogadiscio in Somalia, Bill Clinton era il presidente buono, di sinistra e pacifico, per gente di sinistra come non mi ricordo come si chiama, ce l'ho in mente, che è uno di quelli che non so se sono di sinistra o di destra, non me lo ricordo, aspetta, vabbè, quei baffetti sottili che ancora va in giro lì per lì della sinistra, forse magari finisco di filmare, me lo ricordo, forse no, però ci sono stati molti politici
non occhietto, l'altro, vabbè, lapsus, c'è tanti lapsus. Posso fare un disegno con i lapislazzuli? No, vediamo un po'. Non è Franceschini. Vabbè, mi verrà in mente. Quanti politici di sinistra che sembrano di destra? Che poi è andato nell'Europarlamento. Vabbè, comunque ha affascinato Bill Clinton molti politici che si dice sedicenti di sinistra e ha fatto più danni che addirittura Obama e Bush Junior. Porca miseria, che non mi ricordo chi è questo politico. Vabbè, mi verrà in mente. Hai visto che mi è venuto in mente? Massimo D'Alema, di apostrofo Alema, che appoggiava Bill Clinton come esponente della sinistra nordamericana, me lo ricordo. Forse sta più a destra di Berlusconi nel suo essere di sinistra. Vabbè, forse starebbe bene assieme a Giorgio Napolitano, che faceva parte della dei GUI, Gioventù Universitaria GUF, Gioventù Universitaria Fascista. E così stiamo messi, e così voi sapete che cambi chi cambi non cambia nulla in Nord America, perché è il regime che dovrebbe cambiare, e Sanders non credo che abbia molta volontà o molti poteri per cambiare nulla. Di nuovo vi saluto, il vostro Santen Chan, e grazie a Mimmo Corcione di seguirmi e che lo seguo anch'io. Un abbraccio, ho tanta stima per lui, soprattutto lo seguo per la sua grande simpatia, perché non è solo un grande cuoco, un grande chef, ma è anche una grande persona, simpatica, un cuore d'oro, e lo seguo soprattutto per la sua simpatia, perché parla di tante cose, non soltanto di ricette. Arrivederci e ciao. Poi mi piace quando degusta il cibo. Quella è la cosa più bella, guardarlo mangiare con soddisfazione. Ti fa venire un acquolina in bocca, un appetito, mamma mia. Peccato che non sto a Napoli con lui. Vive a Napoli? No, credo di sì, perché se no mi farei invitare ogni giorno a pranzo e a cena, perché quando degusta il cibo c'è una soddisfazione a magnà che veramente ti fa venire fame pure se hai appena finito di cenare. È una cosa miracolosa, veramente. Se uno non ha fame, guarda Mimmo Corcione mangiare e gli viene proprio voglia di mangiare. Beh, allora vi saluto, ciao. E grazie di seguirmi e sottoscrivetevi al canale, votate video che vi piacciono, commentateli, fatemi crescere il canale. Voglio guadagnare qualcosa, sono disoccupato. Ciao.